appena 12 presenze in totale tra campionato e Champions League, 795 minuti giocati in totale dall'inizio della stagione e due infortuni che ne stanno pesantemente condizionando il rendimento. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri, il video editoriale di oggi è dedicato a Marcelo Brozovic, uno degli oggetti misteriosi del 2023 dell'Inter e non solo, direi di tutta la stagione, perché anche nel girone d'andata aveva giocato pochissimo, aveva dato un contributo esiguo alla casa dell'Inter che ha riscoperto Çalhanoğlu da regista, ottima intuizione di Simone Inzaghi, ma è un elemento il croato che sta mancando tantissimo soprattutto in questa fase. Pensate, l'ultima presenza da titolare in campionato risale addirittura al 18 di settembre, la sconfitta con l'Udinese in campionato. Brozovic ha giocato soltanto 7 partite da titolare, numeri che uno stacanovista come lui non è assolutamente abituato a farci vedere, e soprattutto insomma gli infortuni. Il primo ha avuto nella fase iniziale della stagione, lo ha tenuto fuori praticamente fino a ridosso del mondiale, poi è arrivato il problema al solo, al polpaccio, che di fatto ne ha condizionato il recupero post Coppa del Mondo in Qatar, stimato tra l'altro in un recupero di appena un paio di settimane, 15 giorni, un recupero che però non ha ancora una data di rientro certa. È un muscolo molto delicato, Inzaghi vuole aspettare, vuole valutare bene quando rimettere in campo il croato per evitare di perderlo di nuovo, ma insomma siamo alle porte di una settimana cruciale per l'Inter, perché ci sarà il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ci sarà poi il derby di domenica con il Milan, ma soprattutto all'orizzonte c'è una sfida di Champions col Porto che non va fallita. Ecco perché però l'elemento Brozovic è uno, insieme a Lukaku, dei grandi assenti di questo momento complicato dell'Inter. La sua assenza in cabina di regia, come abbiamo detto, è stata parzialmente, coperta dal rendimento ottimo di Çalhanoğlu, ma è un elemento che nelle rotazioni di un reparto delicato come il centrocampo dell'Inter, con pochissime alternative di valore, ecco che serve. Ecco perché l'Inter del 2023 deve ripartire da Brozovic, sperando anche di avere una data più prossima al suo rientro nel momento in cui il pallone comincerà a scottare davvero. A domani, ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.